Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul canale di Pannocchia Company. Oggi siamo qui per portarvi l'aggiornamento a Oracolo Esperto, che grazie all'aggiornamento di BT05 ha ottenuto il terzo critico. Quindi siamo riusciti ad avere un mazzo con 12 critici, veramente aggressivo e molto forte, che riesce a tenere testa appunto ai tre mazzi canonici che abbiamo portato come primi nella front row di BT5 appunto. Quindi, bando alle ciance, passiamo la parola a Andrea, il nostro esperto oracolo, che ci illustrerà la decklist che ha deciso di portare qui per noi. Vai, Andre! Bella a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video del canale di Pannocchia Company. Oggi faremo la decklist di Oracolo Esperto, aggiornata alla nuova espansione BT05. A differenza degli altri clan che abbiamo visto fino ad adesso, le novità per Oracolo sono poche ma molto efficaci. Infatti abbiamo solamente tre nuove carte, tutte e tre carte comuni, e ora vedremo appunto come si integreranno in questa nuova decklist per cercare appunto di far fronte alle minacce sempre più potenti di Paladino Reale, Paladino Ombra e ovviamente Kagero con The End. Iniziamo subito con la decklist. Abbiamo come vanguard iniziale il nostro Ichibyoshi, il piccione della catena di Tsukuyomi. All'inizio della fase di convocazione appunto potremo guardare le prime 5 carte del deck e se troveremo la Tsukuyomi di grado 1 potremo metterla su direttamente le altre carte in fondo al deck. La cosa forte appunto di questo mazzo è cercare di ottenere tutta la catena di Tsukuyomi per appunto picchiare forte, perché sarà l'unico modo che avremo anche di attivare poi dopo i vari effetti con tutte le altre rare carte che abbiamo inserito nella nuova decklist. Quindi ora passerei subito appunto al reparto trigger, che penso non abbia bisogno di troppe spiegazioni. Infatti con appunto l'uscita di BT5 abbiamo i 4 critici classici Nike della prima espansione, l'uccello psichico, altro critico, e nuova new entry, la nuova Ginger, sorella di battaglia, il nostro terzo critico. Quindi giocheremo un totale di 12 inneschi critici in questa decklist e poi vabbè, giustamente 4 pair di Ial, perché non sono da sottovalutare e sono sempre forti. Passiamo ora ai gradi 1, visto che abbiamo visto questi trigger. Ovviamente giocando la catena di Tsukuyomi non possono mancare i 4 pair della Tsukuyomi di grado 1, 1-7000. Anche lei all'inizio della fase di convocazione possiamo andare a cercare nelle prime 5 carte del deck la Tsukuyomi di grado 2 e mettercela sopra, quindi possiamo risparmiarci delle carte in mano. E risparmiare carte in mano in questo deck è tutto, visto che appunto non abbiamo trigger pescato, abbiamo solo critici e l'unica draw power che abbiamo è la Tsukuyomi di grado 3 quando avremo appunto 6 carte nell'anima. Andiamo avanti con i gradi 1. Abbiamo ovviamente in questo meta non possono non essere giocate i 4 pair di sentinelle, quindi cioccolat, classico effetto, sentinella. Se si scarta una carta da oracolo esperto possiamo andare a annullare completamente un attacco su qualsiasi delle nostre unità, appunto per evitare le colonne grosse di Majesty e di End e anche Sovrano Fantasma Blaster, che purtroppo sono dei 12 e dei 13, mentre invece il nostro Vanguard, se appunto riusciamo a fare tutto come dovrebbe essere, è un 11, quindi diciamo che abbiamo un po' più di difficoltà a difenderci dagli attacchi del Vanguard del nostro avversario. Dopodiché, sempre per i gradi 1, abbiamo il nostro 8000 ignorante Gemini, per supportare forte. È sempre, sempre ottimo, anche a inizio partita colpisce sempre quegli odiosi 8000 che comunque danno sempre fastidio, anche i Silent Tom dell'avversario, che possono comunque dare un pochettino di noie alle nostre carte. E soprattutto, niente, è un 8000 ignorante, sempre forte. Ora, new entry di questa lista Oracolo Esperto, abbiamo il 3 pair della Lepre Bianca di Inaba. 6000, quindi unico 6000 che giochiamo nel nostro deck, ed è forse l'unica pecca appunto di questa carta, ma ovviamente se non vogliamo giocarla sul terreno possiamo sempre utilizzarla come scudo. La cosa forte è, come le carte che sono uscite per insomma tutti gli altri clan in questa espansione BT5, è che quando entra sul terreno in qualsiasi zona, sia da Vanguard che da retroguardia,
possiamo andare a mettere nell'anima una carta di oracolo esperto che vogliamo, e diciamo che può essere utile per arrivare alle 6 carte nell'anima per attivare appunto gli effetti, tutte le carte che compongono il nostro deck oracolo esperto, oppure anche per andare a infilare dentro nell'anima una Tsukuyomi di grado 1, una Tsukuyomi di grado 2 che magari abbiamo appunto mancato durante le fasi di, insomma, di raid precedenti. Quindi carta forte, situazionale, possiamo comunque utilizzarla come scudo se non ci serve. Passiamo ora ai gradi 2 e andremo a giocare, ovviamente, visto che giochiamo la catena delle Tsukuyomi, il 4 per della grado 2. Lei, quando entra sul terreno, se abbiamo il pollo iniziale, l'Ichibyoshi e la grado 1, possiamo andare a caricare l'anima di 2. E appunto questo ci permetterà di arrivare prima alle 6 carte nell'anima. Dopodiché, ovviamente, come tutta la catena di Tsukuyomi, possiamo andare all'inizio della fase di convocazione a prendere le prime 5 carte del deck e, se troviamo la Tsukuyomi di grado 3, mettercela sopra e andare avanti, quindi ancora una volta ci potremo risparmiare una carta in mano. Questa carta poi inoltre non ha altre funzioni all'infuori del cerchio del Vanguard dall'inizio della partita, quindi se dovessimo poi dopo trovarla successivamente, se abbiamo già il terreno pieno con già due colonne che possono attaccare, possiamo tranquillamente utilizzarla come carta per difenderci. Poi ovviamente non può mancare in un deck oracolo esperto il nostro bellissimo Tommy Silenzioso, che il nostro carissimo Renna ama tantissimo. 8000, sempre forte, non può essere imparato dai gradi 0 dell'avversario. In questo meta, come ha detto il nostro caro Ska quando l'abbiamo incontrato nel torneo della settimana scorsa, ha detto che Silent Tom ovviamente in questo meta non è più così incisivo come era nello scorso meta della BT4. È sempre comunque carta forte contro i deck che non utilizzano le carte di appunto di End, Majesty e Overlord per Shadow. Perché appunto ovviamente mettendoci dietro anche l'8000 diventa un 16 e l'avversario comunque può pararlo molto facilmente, insomma più facilmente rispetto che con un 11 classico. Quindi comunque sempre carta forte, sempre carta che dà molto fastidio soprattutto in questa versione che giochiamo 12 critici, glieli diamo tutti a Tom ed è sempre carta forte. Siamo sempre felici di vedere critici su Silent Tom. Ora, new entry invece della BT05, abbiamo la Tagitsuhime, fanciulla da battaglia, new entry, carta molto forte che è andata appunto a sostituire la Mocha che ci accompagnava fino dalla BT1. È un 9000 di base, che comunque è ancora meglio rispetto alla carta precedente, e quando abbiamo 6 carte nell'anima, quando appunto andremo ad attaccare, diventerà un 12. Quindi fa parte insomma di tutta quella categoria di carte che sono uscite in BT5 che prendono più 3000 quando c'è una determinata condizione che va a essere soddisfatta. Carta molto forte perché appunto ci permette con un semplice 8000 fare quelle colonne grosse che finalmente Oracolo mancavano. Quindi possiamo andare a picchiare per una colonna da 20000, che comunque è sempre forte a prescindere da contro che mazzo andiamo a giocare. Poi giustamente, se non riusciamo ad avere 6 carte nell'anima, almeno un 9000, quindi comunque nel senso, sì, non ha la sua massima potenza, però comunque non fa molto schifo. Dopodiché, ultimo grado 2, giochiamo il 2 per di Occhi Rossi, Guardiano Oracolo, e appunto per andare a mettere una carta in più nell'anima per arrivare a 6 e fare appunto gli effetti di tutte queste carte che abbiamo cominciato a vedere fino ad adesso. Non è così forte come la lepre, perché appunto la lepre ci permette di scegliere la carta che andiamo a mettere nell'anima, però comunque sia, insomma, la lepre ci fa un meno uno in mano, questo qui invece la prende dal mazzo, però insomma sono appunto situazionali. Questa qui è un'incognita, a meno che non sappiamo cosa c'è in cima, mentre invece la lepre sappiamo cosa andiamo a mettere dentro. Ora passiamo ai gradi 3. Come avrete notato da questa lista, ne giocheremo pochissimi appunto per avere un boost iniziale più consistente. Andremo a giocare il 4 per, ovviamente, di Tsukuyomi di grado 3, carta insomma fulcro del mazzo che ci permetterà di fare tutte le cose, le combo forti insomma. È un 11000 di base che, se non ha tutta la catena completa nell'anima, quindi il grado 0
il grado 1 e il grado 2 diventa un 9000 ed è la cosa che dobbiamo assolutamente cercare di evitare, perché se abbiamo lei come Vanguard che è un 9000 è finita, cioè possiamo scordarci di vincere la partita, perché purtroppo ci sono carte che al momento sono troppo forti di potere d'attacco per alcuni tipi di mazzi. Quindi diventa un 9000 se non abbiamo la catena completa, e in più con un doppio contrattacco, quindi pagando 2, possiamo andare a pescare due carte e poi metterne una nell'anima. Ovviamente questo effetto lo possiamo fare solo se ne abbiamo 6 già prima di attivare l'effetto nell'anima, ed è per questo appunto che giochiamo tutte quelle carte che ci permettono di arrivare a questo benedetto 6 carte in soul. Quindi abbiamo l'uccello psichico che è il grado 0, la lepre e il pollo, il cane rosso. Poi ovviamente come ultima carta, che in oracolo è sempre forte e sono ancora indeciso se giocarlo oppure no, il mono per di Amaterasu, perché è comunque carta forte, ci permette di andare a, come dire, avere un attimo di board control quando ci manca tutta la catena completa di Tsukuyomi, e diventa ovviamente un 14 quando attacca, quindi colpisce The End, Majesty, Overlord, insomma tutte quelle carte che abbiamo già ripetuto essere più forti di tutte le altre. E poi vabbè, abbiamo il Mega Blast che ci fa pescare 5 carte che non useremo penso mai, però è sempre forte, diciamo che mette pressione. Poi io ho notato che quando gioco questa benedetta carta, tutte le volte che ho intenzione, anzi sto solo pensando di andare ad attivare il Mega Blast, io giro IAL e tanti saluti, quindi vabbè. Poi vabbè, ovviamente ci permette di tenere una carta in cima al deck se abbiamo un innesco, e quello ormai è dato per assodato. Come ultima cosa volevo parlare di una piccola modifica che farei a questo deck, che io ho portato in questa versione da Ska la settimana scorsa e ho fatto anche un onesto risultato, ho fatto 3-2 durante i turni di Svizzera iniziali, sono arrivato nono, poi vabbè ho perso contro un altro oracolo in minor match alla top 16, quindi vabbè sono uscito, ma ha visto infinite cure, un sacco di inneschi, quindi ha avuto un po'... come dire, è stato anche abbastanza fortunato. Comunque sia, piccola modifica che vorrei provare a fare a questo mazzo, anche se come dire, provatela, dite secondo voi se può andare bene, è inserire il 2 per del gatto nero che è uscito da starter nel trial deck 4. Quando entra appunto ci permette di pescare una carta e di far pescare una carta anche al nostro avversario. Se vi rendete conto che in questa decklist avete poco potere di pescata, provatela, dite cosa ne pensate, anche perché sembra una carta abbastanza interessante, anche se io, come dire, già giochiamo pochi gradi 3, togliere una Materasu per mettere un gatto nero, magari togliere anche una fanciulla di battaglia per mettere un altro gatto nero, come dire, un po' non mi convince molto. Provate a vedere anche voi se riuscite a trovare qualcosa per, come dire, aggiustare un po' questa lista. Come sempre, adesso lascio la parola a Marco che farà gli onori di casa. La decklist è questa, molto performante e molto forte. Infatti l'ha portato in top 16 al torneo di Ska e direi che è un ottimo risultato, vedendo anche che comunque ha ricevuto soltanto dei piccoli boost e nessuna carta, diciamo, esageratamente forte, anche se i critici sono molto forti. In ogni caso, io vi posso invitare come al solito a lasciare like, vedere se vi può piacere, provate la lista, condividete il video, fatelo vedere ai vostri amici e come al solito dalla pannocchia ci rivediamo al prossimo video. Bella ragazzi!